Intanto benvenuta in Abruzzo, benvenuta a casa di Noemi. Ecco, ci racconta la sua emozione, prima di tutto da donna. Beh, no, da donna sono felicissima e da amica, diciamo, di conoscere Noemi, perché ho conosciuto suo papà di persona a Roma qualche anno fa, e Noemi per le foto e per le parole di Andrea, e non vedevo l'ora di incontrarla e finalmente sono stata qui. Ed è una bimba felice, è una bimba bellissima e tutta da coccolare, e che però ha bisogno di tante tante cure e attenzioni. Loro gliele sanno dare, ma c'è bisogno anche del supporto, ovviamente, di una rete competente di medici e di tutto il resto. Ecco, terapia intensiva pediatrica, l'associazione Progetto Noemi si batte tantissimo. Certo, domani avremo anche un tavolo all'Aquila proprio per capire a che punto siamo. So che dei passi avanti sono stati fatti, soprattutto da parte dell'assessore Verì, che si è impegnata insieme al papà di Noemi in questi anni per costruire proprio un percorso, e domani vediamo a che punto siamo. Io spero che per il futuro possa esserci davvero quasi un investimento su questa tipologia di servizio, perché serve a Noemi ma serve a tanti altri bambini, ragazzi, adulti con complessità, insomma, cliniche importanti. In arrivo una rivoluzione sulla disabilità? Sicuramente sì, anche perché attraverso la legge delega, in particolare con alcuni dei decreti attuativi, andremo proprio a rivedere l'accertamento sulle condizioni di invalidità civile e di disabilità e il progetto di vita. Questa è la cosa più importante. Le faccio l'ultima, perché noi siamo rimasti particolarmente colpiti al suo arrivo dall'abbraccio tra lei e Andrea. È un abbraccio sentito, sincero, segno di totale profonda condivisione. Condivisione, comprensione, esperienze comuni anche per la mia vita passata, e veramente un affetto che, dai messaggi che ci siamo sempre mandati rispetto al percorso di Noemi, alle difficoltà della vita quotidiana, io ho cercato di comprendere, e nella comprensione io mi rivedo anche in loro e cerco di mettermi nei loro panni. Quindi è un affetto veramente incondizionato per la loro famiglia e tutte le altre che, insomma, hanno a volte dei percorsi difficili, ma che, come dicevo, sono famiglie forti. Andrea, sentite le istituzioni sempre al vostro fianco, questa è la cosa importante. No, il messaggio più bello è appunto questo, cioè la visita di Alessandra, del ministro, è una visita che viene fatta a Noemi, ma in verità racchiude la carezza a tutte le fragilità pediatriche gravissime, certo. Perché Noemi rappresenta un mondo nel quale l'istituzione deve potersi fare carico, molte volte anche l'istituzione stessa deve avere quella consapevolezza del problema, perché vuol dire che riusciamo a creare insieme degli strumenti che siano non solo dei programmi o delle linee guida, ma che siano realmente efficaci. Quindi questa visita la dedico personalmente a tutte le famiglie d'Abruzzo e oltre, che vivono il disagio della disabilità grave, gravissima pediatrica, e che attraverso Noemi ha preso questo abbraccio, ma è rivolto ampiamente a tutti, perché quello che si fa non è a favore del singolo. La consapevolezza è una consapevolezza ampia, in grado di creare dei percorsi unitari, con una visione del futuro assistenziale migliore, ma soprattutto con una presa di coscienza, competenza, sicurezza